Le mafie hanno cambiato strategie, le mafie non sparano e quindi se non sparano, se non bruciano serrande, se non bruciano macchine, l'opinione pubblica è buona e tranquilla, non si preoccupa e quindi il potere politico non è costretto a parlarne o a creare delle norme proporzionate alla realtà criminale e ahi noi le mafie sono diventate ancora più furbe e più intelligenti. Hanno capito bene che non bisogna sparare o sparare con parsimonia, così siamo tutti tranquilli, contenti e andiamo avanti. Dal punto di vista storico le mafie sono sempre presenti dove c'è da gestire denaro e potere. Mi auguro che qui si faccia eccezione, ma inviterei tutti a stare attenti. Il problema è grosso perché noi abbiamo visto la facilità con la quale, ad esempio, col 110 quanti soldi sono riusciti a truffare. Il reato di truffa aggravata prevede una pena molto bassa, facilmente sono reati che sono senza detenuti, quindi sono processi che vanno in coda, che non si celebrano, e quindi i truffatori di certo non si tireranno indietro e non sarà di certo un deterrente queste riforme che sono state fatte da questo governo, anzi al contrario. Il 19° premio in questo senso l'abbiamo dato negli anni a altri magistrati o a commercianti che hanno resistito al racket e si sono opposti per continuare a vivere nella legalità. Contemporaneamente noi premiamo i maestri del commercio, che sono i nostri commercianti o operatori del turismo e dei servizi che hanno lavorato per 25, 40 e 50 anni. Ecco, questa giornata della legalità è la giornata che noi abbiniamo in qualche modo al lavoro, al diritto al lavoro, a farlo con serenità e a farlo soprattutto seguendo le regole. Il senso di questo premio, di questa targa della solidarietà è quella di essere vicini, tutto il nostro mondo, a quelli che in prima linea difendono le leggi e fanno sì che la società possa andare avanti in maniera serena e tranquilla senza dover subire soprusi da parte di qualcuno.